1503. Il Museo delle Antiche Navi coinvolto nel Book Festival mentre si prepara ad aperture straordinarie proprio in questo mese. Abbiamo già parlato nei nostri servizi del telegiornale, del Pisa Book Festival e soprattutto il coinvolgimento del Museo delle Antiche Navi di Pisa con ben due sale. Grande soddisfazione anche per il direttore Andrea Camilli. Beh, sicuramente il museo ormai è profondamente inserito nella realtà cittadina e la cosa sta dando i suoi risultati. Stiamo completando tutta una serie di lavorazioni e con la prossima inaugurazione della Biblioteca del Mare presso la sede di San Vito e del centro di restauro e la chiusura del portico avremo nuovi spazi per la consueta collaborazione con il Pisa Book Festival, come già l'anno scorso si è fatto. Ma intanto vi state preparando anche ad un giugno, ad una estate con tante iniziative. Ah, sicuramente l'estate con tante iniziative, compatibilmente ovviamente con la lenta e faticosa ripresa dopo la pausa pandemica, ci sarà comunque la solita iniziativa con l'ingresso gratuito e l'apertura serale, per San Ranieri e durante il giugno pisano il museo ospiterà diversi eventi e diverse occasioni come sempre. D'altronde abbiamo appena completato l'auditorium, che è una sala da 200 posti, che è a disposizione per molte iniziative che si stanno organizzando e quindi stiamo lentamente crescendo e inserendoci sempre di più nella rete, della cultura pisana.